Le cavallette, le popolari e simpatiche Citroën 2 cavalli che danno vita ogni anno al trofeo 2 cavalli cross, hanno chiuso la stagione agonistica 1981 domenica 6 settembre sulla pista di Vaccarino in provincia di Padova. Il percorso era particolarmente impegnativo in una sequenza fitta di curve e di brevi rettilinei per uno sviluppo complessivo di 1020 metri. Il fondo in terra e fango era tale da mettere a dura prova macchine e piloti. Ogni concorrente si prende cura personalmente della messa a punto del suo 2 cavalli prima della partenza, ne controlla gli organi meccanici, ne alleggerisce al massimo la carrozzeria, nell'intento di potersi presentare ai commissari della verifica con la vettura nelle condizioni più competitive possibili, ma tuttavia entro i limiti imposti dal regolamento. Quest'ultima gara del campionato 2 cavalli cross, le Citroën presenti erano 33 e la prova, articolata su 3 batterie di 11 concorrenti ciascuna, ha registrato fasi molto combattute e di alta spettacolarità, richiamando una volta di più l'attenzione sulle straordinarie qualità meccaniche di queste utilitarie, che gli addetti ai lavori di tali competizioni hanno soprannominato cavallette. Ecco la partenza della prima batteria. Le policrome 2 cavalli si lanciano sulla pista a stretto contatto una con l'altra. Si urtano, si strisciano sulle fiancate per prendere vantaggio all'entrata della prima curva. In questo punto assume aspetti di grande effetto spettacolare. A tutto gas, le piccole Citroën si avventano nella curva, coricandosi vistosamente all'esterno, ma restando tenacemente incollate sul terreno. Ogni tanto questa sfida continua con la forza centrifuga, porta al ribaltamento, che è però incruento e brevissimo, poiché in pochi attimi la vettura viene posta nuovamente con le 4 ruote sul suolo e riprende la corsa. Le scene esilaranti non sono mancate in questa bagarre di 2 cavalli scatenate. Qui la numero 13 aggancia la 17 all'entrata di una curva. Procedono insieme per qualche metro, poi con una rapida retromarcia ciascuna recupera la propria individualità e rientra in gara, cercando di sopravanzare le altre sulla linea del traguardo. Ecco qui l'arrivo della seconda batteria. Dopo i primi giri il fondo di gara è divenuto una pista di fango e i vari passaggi delle cavallette sono resi più avvincenti dagli alti getti di melma che le ruote motrici sollevano mordendo il terreno. Ecco, sullo sfondo una 2 cavalli che ne sperona un'altra, la quale però si rimette subito in linea di gara. Le ultime battute nelle semifinali sono una lotta allo spasimo e ogni pilota osa l'impossibile. Questo, colto da un eccesso di euforia, si è arrampicato sul terrapieno a lato della pista e sembra non riuscire a districarsi nonostante l'apporto di alcuni volonterosi. Finalmente riprende la pista, ma la sospensione anteriore e la carrozzeria sono davvero malconci. Non potrà più lottare per le migliori posizioni. In chiusura di giornata si è disputata la finale, valida per la classifica del trofeo 2 cavalli cross 1981, che si è articolato su ben 7 prove. Campione ne è uscito Mirko Nardin con la Citroën numero 2, al secondo posto Elio Manzi con la numero 4. Al terzo la numero 7 di Maurizio Armelloni. Tre
3 trofei Citroen e 7 coppe poste a disposizione dalla concessionaria Padauto hanno celebrato la conclusione di questa competizione 1981, per la quale si è ricorso pure al tipico getto di champagne, secondo una tradizione che ha trovato origine nella ben più aristocratica Formula 1.